Cari amici giuristi, cari appassionati di diritto, bentrovati con la Costituzione della Repubblica Italiana nel prisma della bellezza del diritto. Cosa c'è di più bello della Costituzione a livello giuridico e, lasciatemi dire, della nostra in particolare? Stiamo vedendo insieme l'articolo 33, l'articolo che si occupa della libertà di insegnamento, della libertà che connota l'arte e la scienza, oltre che l'insegnamento. E ci restano da vedere gli ultimi due comma appunto dell'articolo 33. Vi ricordo che l'articolo 33 si compendia in 6 commi. Vediamo cosa dice il quinto. È prescritto, ci dice il quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione, un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Questo significa che se la Costituzione non cambia, un esame di Stato ci deve essere e ci deve essere o per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione, e questo ci riporta all'esame di maturità. Chi di noi non ha svolto nella sua vita, sempre che abbia più di 18 anni, naturalmente 19, no? E che abbia avuto, diciamo, il privilegio, perché si tratta anche a volte di un privilegio, di continuare a studiare. Chi è che non ha, diciamo, non è stato chiamato nella vita alla famosa notte prima degli esami, all'esame di maturità, che come vedete è scritto nella Costituzione. Addirittura la Costituzione prevede questo esame anche eventualmente per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola. Una volta c'era l'esame di terza media, per esempio, che oltre a concludere, diciamo, e c'è tuttora, oltre a concludere il percorso delle cosiddette medie, dava titolo per poi essere iscritti naturalmente al liceo o comunque alle scuole di ordine superiore, ovviamente. Quindi alla secondaria, mi pare che si dica di secondo grado in senso tecnico, quindi dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado. Naturalmente, ripeto, l'esame che tutti abbiamo in mente è l'esame di maturità, che non è un esame che il legislatore si è inventato, è un esame che il legislatore deve prevedere, almeno finché non cambi la Costituzione. Così come deve essere previsto un esame, udite udite, per l'abilitazione all'esercizio professionale. Questo significa che per poter svolgere le professioni riconosciute è necessario un esame. Io ne so qualcosa, noi giuristi ne sappiamo qualcosa, perché per poter svolgere la professione forense c'è bisogno di superare l'esame di Stato, appunto, e ottenere l'abilitazione. Ma questo vale anche per le altre professioni, medico, farmacista, eccetera. Passiamo al sesto comma, che chiude questa norma così bella e così importante. Le istituzioni di alta cultura, ci dice, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Questo è il bello della diretta. Vedete che quest'ultimo comma dell'articolo 33 si occupa del massimo grado di studio, che è quello delle istituzioni di alta cultura. La norma ci dice università ed accademie. Questi istituti di alta formazione hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi e questo significa che possono auto-organizzarsi in qualche modo, possono darsi delle norme interne, diciamo, dal punto di vista dell'autonomia disciplinare e organizzativa. Tuttavia soggiunge la Costituzione nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. È chiaro che è la legge dello Stato la legge quadro, cioè la cornice all'interno della quale poi ciascuna università, ciascun ateneo, ciascuna accademia può darsi, diciamo, le proprie regole particolari in un quadro generale che invece è fissato dal legislatore. Naturalmente anche qui dobbiamo ricordare che questa autonomia così, diciamo, efficacemente, con vigoria predicata dalla Costituzione, è la risposta a un periodo nel quale in realtà questa autonomia non solo, diciamo, non c'era, ma addirittura era contrastata dal pensiero unico. Per cui l'obiettivo dei padri costituenti è stato quello di dire a chiar lettere che, seppure nei limiti di una legge generale dello Stato, sussiste l'autonomia, diciamo, e quindi la possibilità di darsi ordinamenti autonomi non solo dal punto di vista delle scuole,
ma anche e soprattutto dal punto di vista appunto dell'università e degli istituti e delle istituzioni, dice la Costituzione, di alta cultura. Viva l'Italia, viva la Costituzione della Repubblica Italiana.